tornati sul canale, oggi video della mia body care routine che so che state aspettando, perché io sia su Instagram che su Instagram che su Snapchat, vi lascio il link qui, ogni tanto vi faccio vedere qualcosina e vi aggiorno un po' di più quotidianamente su quello che faccio. Colgo la palla al balzo per aver iniziato a fare sport da pochino, da un mesetto, e appunto per farvi questo video dove vi mostro tutti quegli accorgimenti che sto cercando di avere sia a livello di cibo che a livello di trattamenti corpo, eccetera eccetera. Allora, io direi di iniziare subito dal cibo, quindi faccio una premessa. Ovviamente io non sono né una nutrizionista, non sono neanche quella che si alimenta in maniera più perfetta sulla faccia della terra, né tantomeno, ecco, se lo fossi avrei insomma la bramosia di spiegarvi o di insegnarvi qualcosa. Vi faccio semplicemente vedere quello che sto facendo, quello che cerco di fare tutti i giorni per aiutarvi un po'. Allora, dopo la mia ultima colica renale che risale a maggio di quest'anno, e appunto chi mi segue lo sa, ho cercato di eliminare determinate cose. Ultimamente ho ripreso in mano quelle che erano le mie dritte date dalla mia nutrizionista anni fa, cercando appunto di fare una rotazione di cibi per vedere quali digerisco meglio o no. Comunque questo è un argomento che interessa, ecco, relativamente, lo faccio solo come premessa, appunto, per spiegarvi una serie di cose. Ovviamente io faccio colazione tutti i giorni, ovvio, è vero che ogni tanto posto su Instagram le foto del cornetto col cappuccino, ma non mangio il cornetto col cappuccino tutti i giorni. A volte no, perché non ho tempo, altre volte perché magari faccio colazione a casa, ecco. Pranzo sempre, ho iniziato ad inserire lo spuntino a metà pomeriggio con un frutto, e poi la sera ceno e cerco di non mangiare più il dolcetto che mi mangiavo prima di andare a letto, perché io ho questa cosa che prima di andare a letto devo mangiare almeno un biscottino, cioè dovevo mangiare almeno un biscottino. Adesso ho sostituito il biscottino alla tisana. Non è la stessa cosa, mi verrebbe da pucciarci dentro il pan di stelle, però vabbè. Sono stata contattata da questa azienda di cui adesso vi faccio vedere questi due prodotti, vi avevo già fatto vedere la foto su Instagram, che mi proponeva appunto di provare il loro integratore e il loro tè detossinante, e io ho detto sì, dato che avevo appena iniziato questo nuovo regime, ho detto vabbè, ci infilo anche questo, ho fatto bene, nel senso che adesso vi spiego. Allora, li sto usando da 3 settimane, quindi un mesetto scarso, e devo dire che per ora mi sto trovando bene, però vi farò l'update quando li avrò terminati tutti, ve ne riparlerò, anche perché comunque so che me l'avete già chiesto di parlarvene sia adesso che alla fine quando avrò finito di utilizzarli, quindi ve li faccio vedere intanto. Sono questi due prodotti, il brand si chiama Natural Mojo. Sono dei superfood, io ho scelto che cosa ricevere e ho scelto di ricevere il Daily Greens, che è questo tè, questa tisana Pure Detox, e dell'integratore proteico Fit Vanilla. Allora, questi prodotti sono tutti prodotti naturali. Hanno un sito internet che vi lascio linkato sotto, vi metto anche il codice sconto che potete usare se siete incuriositi per provarli, dove appunto ci sono tantissimi prodotti, tanti. Voi in base insomma a quello che vi piace scegliete, io ho scelto questi due. Allora, parliamo prima del Pure Detox, questa è la tisana che sto bevendo la sera prima di andare a letto. Al 100% naturale, carciofo, zenzero, curcuma, dente di leone, coriandolo, rafano, ginepro, spirulina. In realtà io quando ho letto tutte queste cose ho detto, oddio, chissà di che sapore avrà. In realtà è buona, è verdina, anche l'acqua diventa tutta verdina. Superato, ecco, la prima volta che l'ho fatta, l'ho guardata tipo così. Però superato quello, insomma, io ho bevuto di molto peggio, questo anzi è piacevole. Chiudo bene perché sennò mi vola tutto come ogni sera. Allora, vi stavo dicendo, è 100% vegano, non c'è del lattosio all'interno, è una tisana detossinante che in più grazie al pisillo ha un'azione che aiuta la digestione. In realtà andrebbe utilizzato e bevuto la mattina per 28 giorni, scusate, scusate. Per 28 giorni la mattina. Io la mattina non riesco, voglio il caffè, voglio il caffè. Ogni tanto ci provo a bere il tè, ma per me è caffè.
Quindi cosa faccio? Lo uso la sera, dal momento in cui è anche digestivo, la sera prima di andare a letto, quando ho finito di guardarmi i film, di struccarmi, di mettermi le cremine e tutte le altre cose che devo fare, mi faccio la mia tisana, me la bevo a letto mentre finisco di guardare le cose sul telefono e poi dormo tranquilla. Lo sto facendo e a me piace, appunto, dovete superare il fatto che è verde, però c'è quello anche al berry, comunque ho visto che altre ragazze hanno ricevuto quello al berry, quindi ai frutti rossi. Io sono andata lì detossinante perché detossinare fa sempre bene. E poi questo qui, che è il Body Shape Fit Vanilla. Allora, ovviamente ragazzi, quando leggete queste cose è inutile che voi crediate ai miracoli, perché i miracoli non esistono. Come non esiste il miracolo per la crema riducente, l'anticellulite, non esiste il miracolo neanche se voi vi bevete questa cosa da sola. Anche questo è un integratore alimentare. Arriva, eccolo qua, ve l'ho lavato, pure perde pure acqua, insieme al mixer. Praticamente questo è la bottiglia, diciamo, dove bere questa cosa. Io ho preso il gusto Fit Vanilla, che sa di latte e biscotti. Io come lo utilizzo? Lo sto usando le sere che vado a fare tessuti aerei. Allora, mi avete chiesto che cos'è tessuti aerei. Tessuti aerei è una disciplina acrobatica. Se cercate su Google vedete un po' di cosa si tratta. Perché lo uso la sera quando vado a fare appunto sport? Perché arrivo a casa alle 10:30. Non avrei mai preparato la cena alle 10:30, più che altro perché ora che mi faccio la doccia, mi faccio i capelli, si fanno le 11, cucina, cioè non posso mangiare a mezzanotte, quindi avrei ripiegato su latte e biscotti e già che c'ero ho detto va bene, ripiego su questo, scelta azzeccata. Quindi io lo utilizzo come sostituto della cena queste due barra tre volte a settimana, cioè ci capita sempre una terza volta quando magari non ho voglia di cucinare, ecco, però diciamo che sono abbastanza alternati. Questo è composto da cocco, tè verde, melograno, papaya e pisillo. Adesso, se non sbaglio, il pisillo, il tè verde e il cocco dovrebbero aiutare a stimolare il metabolismo. È per quello che questo fa parte della linea Body Shape, che è una perdita di peso. Ovviamente tutto deve essere sempre abbinato, insomma, intanto quando ha una sana alimentazione e poi anche dell'attività sportiva. Ora, se perderò peso lo scopriremo fra poco, cioè fra poco, fra qualche mese. Comunque io mi sto trovando veramente molto bene. Mi avete scritto dopo la foto che anche voi li avete provati e vi stanno piacendo. Io, fra i vari gusti che ci sono per quanto riguarda questo, dato che appunto è un bel beverone, onde evitare di prendere un gusto che non mi poteva piacere, sono andata sulla vaniglia. Mi sembra che ci sia anche la banana e il cioccolato, se non sbaglio. Comunque controllate sul sito che è sempre linkato sotto. La vaniglia sa di latte e biscotti, quindi top. Parliamo adesso invece di quelli che sono i trattamenti corpo che sto facendo sotto la doccia e mattina e sera. Allora, iniziamo da sotto la doccia con gli scrub. Allora, ho provato della Hello Body, sempre quel brand che mi aveva inviato qualcosa da provare, anche il loro Coffee and Coconut Body Scrub, che è praticamente lo scrub corpo al cocco e caffè, che va a stimolare la circolazione sanguigna e a drenare e a prevenire, insomma, la cellulite e la ritenzione idrica. Allora, arriva nella busta così. Loro dicono che questa busta è waterproof. In realtà io, ecco, non la tengo sotto la doccia. Cosa ho fatto? Ho messo tutto in un bicchierino di vetro e l'ho posizionato in doccia, cioè prima di farmi la doccia due volte a settimana con questo. Ne verso un pochino e quindi sono tranquilla e non mi bagno la busta, perché poi la busta tutta bagnata sinceramente nella doccia a me non è che faccia proprio impazzire. Allora, voi la usate, sa proprio di caffè. I granellini sono molto molto sottili, l'azione scrabbante meccanica si sente tanto e l'unico neo che posso trovare a questo prodotto è il fatto che la doccia viene invasa completamente da questi granelli una volta che voi li andate a sciacquare, e quindi tutto diventa nero e marrone, e qui ogni volta poi devo starli a pulire più di quanto ci devo stare dopo che ho fatto uno scrub normale. L'unica cosa che posso dire per quanto riguarda tutto il resto è uno scrub che mi piace. Non ha quella azione oleosa che possono avere altri scrub e gommaggio che ho provato in passato, però comunque pur essendo scrubbante lo trovo abbastanza delicato. Quando non faccio quello, faccio quest'altro,
che è di Alchemilla, e di questo vi avevo già fatto, ve ne avevo già parlato quest'estate. Alchemilla Eco Bio, sono sempre prodotti naturali, e questo è lo scrub per tutti i tipi di pelle. Questo qui, rispetto allo scrub classico secco, diciamo così, è imbevuto in questi oli essenziali, quindi aumenta, dà anche un'azione di trattamento. Quando uso questo, io dopo non devo assolutamente applicare la crema, perché sono abbastanza idratata e molto molto morbida. Cerco di farvelo vedere, no, perché cola tutto l'olio. C'è proprio questo olietto. Ah, non vi ho detto una cosa, questo qui si può utilizzare anche sul viso. Io sinceramente non ci ho ancora provato, però ci proverò prima o poi. Adesso io mi limito solo ad usarlo sul corpo. Sempre quando sono ancora sotto la doccia e quando uso questo, vado ad usare l'Amico Olio. Questo è il Coco Slim, 100% naturale, anche i prodotti Hello Body sono prodotti naturali. Questo è il loro olietto, che ha un profumo, ragazzi, buonissimo, biscottoso. In realtà sa proprio di cocco, ma è un cocco sgranocchioso, proprio un cocco da mangiare, molto dolce. E quindi cosa faccio? Mi faccio la doccia, mi faccio lo scrub, mi lavo col bagnoschiuma, prima di mettermi in accappatoio mi ungo il corpo di questo, vado su tutto il corpo ovviamente, dal collo in giù, e devo dire che mi piace, è quella sera, quindi quella sera che faccio queste cose, poi evito di mettere la crema corpo. Quando uso l'olio lo uso la sera, perché poi vado direttamente a letto. Può capitare che magari non faccio lo scrub, ma lo uso uso questo perché magari non ho voglia di fare poi di mettermi la crema perché è tardi, e quindi questo diventa il mio sostituto alla crema da sera, al trattamento che poi vado a mettere sul corpo. Quest'olio, che è sempre snellente, va a avere un effetto rassodante sulla pelle, proprio a livello di compattezza, e questo è vero, cioè nel senso che io sto notando soprattutto le braccia che sono molto più compatte. In più va benissimo per prevenire e eliminare le smagliature, quindi se soffrite di smagliature, comunque essendo anche un prodotto naturale, anche se siete in gravidanza eccetera, secondo me se lo volete provare ci può stare, appunto è comodo. Ho provato una volta ad utilizzarlo anche sulla pelle asciutta, ma no, non è stata proprio cosa, ho detto ok, mai più, never. Passiamo invece, vi faccio vedere un altro scrub, che è sempre uno di quelli che io adoro avere nel mio kit. Quando magari mi sposto, vado fuori, piuttosto vado da mia nonna, piuttosto che da qualche altra parte, per non portarmi lo scrub, io ho sempre delle bustine di questo. Questo è il Talasso Scrub della Geomar, che si rifà al famosissimo Talasso Scrub di Collister, che è appunto un impasto di sale mini imbevuto e amalgamato in questo tripudio di oli essenziali. Questa è la dose che vi serve per tutto il corpo. Anche questo, dopo che lo fate, vi lascia la pelle morbida, non c'è bisogno di mettere la crema perché siete idratate, perché appunto rimane questa patina oleosa. E io trovo che sia più comodo averlo in bustina piuttosto che nel barattolone, perché soprattutto, no, questo è anche piccolino, ma quello di Collister è grandissimo. Se avete la vasca anche, ma in doccia diventa un problema. Ci sono vari tipi, c'è quello drenante, c'è quello snellente, ce ne sono tanti di tipi di questo scrub. Io preferisco sempre il classico, che è quello verdino. Passiamo al trattamento mattina e sera, quindi quello che faccio quando finalmente la Fede non è più in doccia, perché a vedere tutti questi prodotti si direbbe che passo la giornata in doccia, in realtà no. E quindi sono due prodotti che vi avevo già fatto vedere nella mia, mi sembra, body care routine precedente, però a me erano piaciuti tanto, ho continuato ad utilizzarli, siccome è squadra che vince non si cambia, ve li rivedete, insomma, se non avete visto il video precedente magari saranno nuovi per voi. E sono due, una combo. Allora, iniziamo da quello che applico la sera. Io la sera applico la Masvelt, famosissima, cioè ve ne ho parlato in ogni video, vi parlo ogni tanto, sempre spunta fuori, tipo come il prezzemolo, sta sempre in mezzo la Masvelt. È una crema corpo di Clarins,
Claren la chiama la sua bruciagrassi, la tritagrassi, perché questa crema va a riconoscere le adiposità, insomma, dove c'è un po' di adipe in eccesso, ed ha questa azione rimodellante. Vi ho già detto che io la preferisco applicare la sera piuttosto che la mattina, perché se la applico la sera, la mattina vedo che ha avuto un'azione più drenante, e quindi ormai sono abituata a metterla la sera e continuo così. Ridefinisce quindi, diciamo, la silhouette. Ovviamente tutto questo è scontato che io, per esempio, per un certo periodo che mangiavo come mi pareva e non stavo facendo proprio nulla di attività fisica, di sforzo fisico, non la usavo perché mi sembrava veramente sprecata, dato che non è che sia proprio economica, ha anche un bel costo. È un vaso, si applica tranquillamente, io dovrò ricomprarmela, si applica tranquillamente, è stata riformulata, è stata resa un po' più facile da assorbire, ha questo estratto di papavero che ha un'azione levigante, quindi leviga molto la pelle, lascia proprio la pelle morbida e non unta, perché appunto si assorbe più facilmente rispetto all'altra. Io in realtà anche l'altra versione, quella vecchia prima che la riformulassero, la trovavo intanto tanto efficace quanto questa, e quindi a livello di efficacia non è cambiato nulla, ma la trovavo anche facile da assorbire, quindi questa consideratela ancora più veloce. Mentre la mattina sto utilizzando queste perché sono pratiche, veloci, semplici e sanno di caffè, che lo so, all'inizio mi stava un po' qua, però adesso che ho questa voglia di caffè allucinante la mattina mi piacciono. Ed è un prodotto invece di Collistar, sono gli attivi puri, capsule anticellulite, caffeina più escina, sono praticamente dei capsuloni, anche questi me li devo ricomprare. Sono queste capsule dove voi twistate, si apre il tappino, ve lo mettete sulla mano e fate, io faccio fianchi, pancia, cosce, ginocchio, quello che resta sulle mani lo passo su polpaccio e caviglia. Quindi una dose di questa, quindi una capsula vi basta per tutti i giorni. Hanno un'azione estremamente drenante. All'inizio, quando li ho provati l'anno scorso, mi sembra ormai sì, la prima volta ho detto no, madonna, puzzano di caffè da morire. In realtà poi il caffè, quando vedete che comunque il risultato a livello di tonicità, elasticità della pelle c'è, posso passare anche sopra l'odore del caffè e di profumare di caffè per tutta la giornata, per tutta la mattinata, perché dopo un po' a un certo punto va pure via. È un'azione urto, la chiamano loro, infatti io sto facendo questa, finisco queste, finisco insieme la Noa Svelte e poi magari voglio provare qualcos'altro che ho già in mente, però magari ve ne parlerò. Quindi per il momento sto andando di pari passo con queste due cosine. Bene ragazzi, questo era tutto quello che sto facendo e sto cercando di fare con costanza quotidianamente. Ovviamente adesso che mi sono impegnata pure pubblicamente a fare queste cose, cercherò di non sgarrare. Magari vi terrò aggiornate fra... no... gennaio no, perché c'è stato Natale di mezzo, non prometto nulla, magari verso febbraio-marzo vi registro un'altra volta questo video per vedere insomma quali sono stati i benefici, i miglioramenti di tutte queste cose che vi ho fatto vedere oggi. Se avete delle domande scrivetemi pure sotto, aprite l'info box perché c'è scritto tutto, dal rossetto che indosso ai link che vi ho citato, vi linko sempre ai video precedenti che riguardano lo stesso argomento. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!